al vostro amico Luca Kiss 70 qui in diretta, non in diretta, sì in diretta, perché se lo guardate adesso in diretta, niente, no, non è una diretta. Luca Kiss 70, foresta di Nerina, adiacente a quella di Creswick Forest. Nerina, praticamente è Creswick Forest, però vabbè. Allora, sono dentro, guardate chi c'è lì. Finché che grossa. Ma che roba bella. Oddio, non vorrei mica mordermi. Che bella che è. Ma c'ho paura. Ok, ok, ti lascio stare. Ok, ok. Ormai ho fatto amicizia con le formichine. Allora, sono dentro un galli. Galli gola. Questo è Kangaroo Galli. Dentro una conca. Praticamente una conca. Ok. Qua da poco ho liberato tutto io. Sono fatto un mazzo della... Vabbè. E sto trovando oro. Dentro il quarzo addirittura. Dopo vi faccio magari vedere una foto di una pepita di mezzo grammo dentro il quarzo. Credo che volevo solo puntualizzare un paio di cose. Il tipo di terreno dove cercare. Ecco qua. Qua abbiamo un terreno, diciamo, normale. Sempre argilloso. E su questo tipo di terreno qua, di questo colore, non ho avuto molto successo. Qui invece abbiamo questo tipo di terreno qua, già più arancione, ma eccolo là, là si vede un po' meglio. Lo zoom, ok? Questo tipo di terreno qui invece è produttivo, c'è oro. Io oggi sto cercando solo di sfatarla questa cosa, però anche qui mi stanno dicendo che più è giallastro, più arancione il terreno, più conterrebbe tracce di oro. Quindi guardate qua, qua addirittura c'è roccia madre mista a quarzo. Chissà che cacchio è successo qua, non lo voglio neanche sapere. Io naturalmente sono con la piastra piccolina, anche perché per infilarsi in tutti quei buchini lì ci vuole una piastrina piccola. Lì c'è una bottiglia di birra che qualcuno, oh, ma può essere anche rotolata giù da sopra, Non vuol dire che c'è stata gente qua, anche perché qua era impervio prima che arrivassi io. Poi ho liberato un pochino e adesso è detectabile come zona. Naturalmente io, vabbè, ho iniziato da 10 minuti, non ho ancora avuto nulla, ma comunque la gola prosegue laggiù per circa 200 metri. Lì c'è una specie di lei hanno estratto proprio un pezzo di gola lì. Quindi sarà da esplorare anche un po' lì dentro. E niente, io questa gola me la faccio sia andando giù di qui dove sto indicando e sia andando giù di lì dove non vedete perché ci sono gli alberi. Se mi sposto, praticamente va giù di lì per un paio di chilometri. E insomma è un bel lavorone. Ok, adesso vi aggiorno magari durante la giornata sui ritrovamenti. Qua ci sono segnali molto deboli, che vuol dire che l'oro è dentro il laterale. Più è profondo meglio è. E quindi niente, allora vi aggiorno, proseguo e a dopo. Ok, riprendo da Nerina Forest. Dopo 10 minuti circa c'ho il mio primo segnale qua. Zitto, eccolo qua. Naturalmente in questo agglomerato che vi dicevo, visto che sono sicuro che è oro, perché è oro, vi faccio sentire un attimino il segnale che dà tramite le cuffie che sono qua vicine. Ma questo sono io. Abbiamo questo pezzettino di agglomerato. Ok, adesso lo sbricioliamo in diretta. E questa è la telecamera. Allora, aspettiamo un attimino, vediamo se... Devo fare anche attenzione alle formiche perché oggi sono iperattive. Eccolo qua. Qua non si vede nulla. Adesso ve lo sbriciolo, togliamo questi. Ve lo sbriciolo in diretta. Vediamo un po'. Ah, sembra addirittura un pezzo di quarzo. Eccolo lì. Lo vedete? Ok, pezzo d'oro dentro il quarzo, lo lecco un attimo.
Cosa mai bella da dire. Eccolo lì, guardatelo. Ed era là. E naturalmente lì. No, dicevo delle formiche. Allora, sono di due tipi, quelle pericolose. Quella che vi ho fatto vedere prima è una bull ant, molto più grossa. Sono due tipi, allora. Bull ant e jumping jack. Allora, di jumping jack non ne vedo in giro. Quelle che avete visto prima, la bull ant, vabbè, si riconosce perché è il doppio dell'altra. Vi vede e vi avvisa quando sta per attaccarvi, ok? Quindi magari si mette un po'... Vabbè, l'avete visto nel filmato di prima come si comportava. Fa un po' come i ragni, no? Si mette su e dice: "Ehi, se ti avvicini ancora un po' io ti mordo", e vabbè. È così. Le jumping jack, beh, una volta che comunque la bull ant ti ha avvisato, tu ti allontani, non succede nulla, perché tanto non... oltre qualche metro quelle non vedono neanche più, anche perché sono formiche che cacciano di notte. Le jumping jack invece saltano e ti rincorrono. Io adesso qua non ne vedo di jumping jack, ma prima ne ho viste anche troppe. Infatti io sono un po' preoccupato, ho detto: "Cazzo, se queste mi attaccano in numero è finita, devo correre". Quando vedi le jumping jack che saltellano è meglio allontanarsi un pochino, perché se chiamano gli amici è capace che ti rincorrono in 30-40 per volta, e quelle saltano e ti saltano addosso e ti mordono. Vabbè, dai, boh, niente. Allora, riprendo, eccolo qui, si vede sto coso. Vediamolo un po', pezzettino d'oro, eccolo qua. Dai, metti a fuoco, tu metti a fuoco, aspetta un po'. Allora, vediamo se riusciamo a mettere a fuoco bene. Ping, centrato, eccolo qua. Dov'è il pezzo d'oro? È un pezzo d'oro dentro il quarzo, eccolo lì. Vediamo un po'. Ok, bello, carino. Questo sarà, a vederlo così, e per la mia esperienza, questo è circa un 0,100 un decimo di grammo. Ok, sta andando bene. Entro i... cioè sono praticamente 10 minuti che cerco, già sono a un decimo di grammo. Qui si trova roba più grossa, guardate quanto ho ancora da fare, guardate che roba. C'ho circa un chilometro e mezzo di galli, tutti i muri mi faccio oggi, sono le 11 e... riflesso permettendo, eccolo lì, 11.07, locale. Quindi va bene, boh, io vi aggiorno ancora, ogni ritrovamento ve lo filmo, se mi ricordo, perché tante volte magari sono così preso dalla cosa che mi dimentico di riprendere. Va bene, boh, vi informo, vi documento su tutto. A revoir, a dopo. Beh, bentornati a Merina Forest. Allora, qui c'è un... mi viene a ridere perché mi è già capitato. Qui c'è una buca che molto probabilmente ha tentato di farsi o qualche coniglio o qualche volpe, non lo so. Perché qua c'è un casino di buche fatte da animali. Può darsi anche che sia un echidna, che è una specie di riccio gigantesco. E... ho ficcato la piastrina piccola piccola che ci sta dentro, no? L'ho ficcata dentro e ho cercato, ho avuto un segnale ed eccola qua. Anche qui è saltato fuori un pezzettino di quarzo con un bel pezzo sopra. Questo secondo me è un 2,50 questo, e questo è un quarto di grammo. Quarto di grammo sicuro. Sentite che roba, eh? Sentite che roba. C'è un segnale così. Un segnale così è potente. Si chiama blanking, quando va in blanking. Però ragazzi, è tosta. Cioè sì, ho visto di più grossi, per carità, però da una buca fatta da una volpe. A me mi viene a pensare una cosa però adesso. Dunque, se questa volpe qui, o vabbè, l'animale che sia, ha scavato qua, allora soluzioni sono due: o è oro che è caduto da qua sopra ed è finito lì dentro, perché era qua, non proprio dentro ma leggermente all'esterno, o è caduto da lì e boh, oppure l'ha tirata fuori lui da là dentro. Quindi dentro, anche perché è un pezzo di quarzo, fammi vedere, è abbastanza tagliente ragazzi. Questo si è spezzato da poco, non ha mai visto acqua, secondo me l'unica acqua che ha visto è quella piovana. Quindi sta a fare qui
è giovane. Potrebbe esserci una vena di d'oro dentro il quarzo qua in giro. Mi tocca controllare sia sopra che sotto. A sto punto, va bene, io proseguo. Io tanto l'ho sempre saputo che Kangaroo Gully per me sarebbe stata interessantissima. Ah. Va bene, vi aggiorno con altri ritrovamenti a sto punto. Siamo a 2 in circa 20 minuti, che non è male, cioè, non sono neanche piccoli. Guarda che roba. Ah. Va bene, boh, ragazzi, a dopo. Ci si aggiorna. Riprendo di nuovo, sono sempre la tana del fantomatico animale. Sono sbucati altri 2 pezzi nel frattempo, ma vi faccio vedere il più piccolo. Eccolo qua. Eccolo lì. Cioè ce n'è ancora, ragazzi, non è finita. Eccolo qua. Allora, questo sarebbe tutto da... Ups. Si vede? Ok. Eccolo lì, perfetto. E questo sarebbe tutto da prendere e setacciare. Tutta sta terra qua. E qui questo animale qua ha bucato una vena di quarzo. E io adesso lo apro e mi faccio un giro. Tra l'altro non vedo neanche le JJ in giro, simpaticamente nominate JJ le Jumping Jack. Quindi sono tranquillo, anche se qua ci sono dei buchi che mi fanno pensare che prima o poi esce qualche rompiballe lì dentro. Ok, perfetto. Bene. Mi sa che trovo più oro oggi che tutto il mese che sono qua. Tra l'altro vedo anche sbucare un pezzettino di quarzo là. Guardatelo lì, guarda lì. Guardatelo lì. Molto probabilmente lì dentro c'è la vena. Io aprirei tutto qua. Io apro tutto. Tiro giù sto pezzo di terra e boh. Adesso bisogna vedere un attimino che direzione sta andando questa vena. Boh, e niente. Riprendo tra un attimo. Che storia, ragazzi. Com'è che si dice? Non c'è due... No, vabbè. Non c'è due senza tre. Quindi non c'è uno senza due. Non c'è due senza tre. Non c'è tre senza quattro. E non c'è quattro senza cinque. Io sto aprendo quel buco e io sto trovando ciò. Guardate che roba. Questo è un grammo. Questo è un grammo. Guardate che roba. La lecco un po', guardate che roba, oh, è matta a fuoco, eccola lì, cioè assolutamente meravigliosa, è una vena di quarzo qua, ragazzi, guardate che roba, cioè, boh, che meraviglia, ragazzi, niente, qua si apre, e come? Qui c'è una vena di quarzo, io me la becco tutta e se mi capita il pepitone me ne torno a casa contento. Madonna, ragazzi, un grammo. Che figata. Cioè è la prima volta che mi capita di spaccare delle vene di quarzo perché era lì dentro questa. Mostruoso. Sto animale io lo abbraccerei se solo lo trovassi. Piastrina piccola sempre utile perché lei entra dentro quei buchi. Dai ragazzi, riprendo tra un po' se ci sono novità, se no si prosegue. Qua si apre comunque, guarda che roba. Tutta sta vena. Io appena vedo sbucare del quarzo incastonato dentro la terra, io apro tutto qua. Mostruoso. Sono proprio contento. Bella avventura questa, ragazzi. Io guarda, ve lo consiglio. Mettete da parte 3-4 mila euro. Fatevi un viaggio in Australia, affittatevi un GPX 5000 oppure un SDC 2003, qua va benissimo. Tutti quei detector che possono sentire oro molto piccolo, perché dal piccolissimo ti porta a quello più grande, come quello che sta succedendo. Perché io ho trovato un filettino piccolo prima, avete visto in diretta, dentro quell'agglomerato e lui mi ha portato a questa da un grammo. E va bene, boh ragazzi, tra un po' riprendo con quella da un'oncia che sono 31 grammi. A dopo, ragazzi. Non c'è 2 senza 3, senza 4, senza 5, senza 6, senza 7, bla bla bla. Oggi è la giornata del ho l'oro dentro il quarzo. Adesso abbiamo un'altra postazione che tra l'altro qua era già stata scavata da qualcuno e io ho scavato qui dove sta indicando
la paletta qui dove c'è questo agglomerato che sta diventando probabilmente quelle ferrite nera. Poi ho ricevuto un segnale dentro un pezzo di quarzo che ho dovuto spaccare. Qui vediamo che bello rosso che era dentro, guardate che roba. Ok, e dentro c'era questa signorina qui, eccola qua. Il rumore che sentite è la telecamera che rompe le scatoline alla piastrina. Questa anche, siamo vicini a vederla così mi sembra un 0,03, quindi un terzo di grammo questa. Guardate che bella rossa che è. Infatti era dentro un pezzo di quarzo che dentro era rosso, guardate che roba. La mia mano parla chiaro. Ok, bella giornata anche perché sono ben oltre il grammo, forse anche sui 2 grammi. Diamo un'ultima occhiata alla signorina, basta se non rompo le balle al detector. Prosegue la giornata, molto bello sto posto, sempre Kangaroo Gully, Nerina, giornata coperta. Tra l'altro lì vedo un'altra buca, cos'è, l'altra volpe che si è fatta la tana. Sì, adesso ti vengo a trovare, non ti preoccupare. Ok, niente, proseguo, vi aggiorno in caso che trovo altro oro, se no chiudiamo qui il video. Ho l'impressione che ne troverò ancora e questa non sarà la più piccola. Ok, a dopo. Ok, allora volevo un attimino riprendere la premessa degli anfibi, che sono importantissimi, specialmente quando vi serve un po' di aderenza che state detectando su collinette che sono tipo così, vabbè. Io ho scelto questo modello qua della Crispy, sono anfibi, sono il modello da 8 pollici Apache GTX, hanno un carro armato immenso, cioè è quasi un anno che li uso, li ci cammino e si è consumato veramente quasi zero, c'è una gomma durissima. 8 pollici perché comunque un minimo di protezione per la caviglia e anche per i serpentelli la danno, quindi boh. L'unica cosa è che avendo la dicitura Crispy qua, cioè praticamente c'è una medaglietta con scritto sopra Crispy e tutti i gancetti sono metallici quasi fino alla punta, usando una piastra abbastanza grande purtroppo vengono rilevati, ma niente, ma non è poi tanto un problema, anche perché io adesso, ripeto, sto usando la piastra da 8 polli, cioè sì, da 8x6, quindi non sussiste, ma quando uso la 14 è più o meno, cioè quando cammino così ogni tanto rilevo, però cioè, è una questione anche d'abitudine, perché comunque lo sai, è una cosa cadenziale, ti abitui e buono. Io adesso non... Ripeto, ho preso il Lowa, che comunque i Zephyr, sempre in Gore-Tex, che vanno benissimo, niente da dire. L'unica cosa è che mi danno un po' meno aderenza, soprattutto sulle collinette e sui dislivelli, quindi non, preferisco non usare quelli. Quelli li uso più che altro quando vado in esplorazione, allora sì, sono più comodi, mentre questi sono un po' più rigidi, però mi sento molto molto più tranquillo quando sono a fare detecting in posizione strana. E poi sento che comunque mi proteggono un po' meglio le caviglie, essendo comunque un modello abbastanza rigido. Niente, detto questo, la giornata finisce qui, poi vi aggiorno sui prossimi ritrovamenti. Ok, saluti dalla macchina zozzissima, c'è una polvere, qua mi sono seduto quindi c'ho il culo pieno di polvere, mi fa piacere. Perfetto, vabbè, pulirò a casa, vabbè, niente, saluti dalla macchina zozzissima dall'Australia, foresta di Nerina attaccata a quella di Creswick Forest, saluti da Luca Kiss 70.